questione equa dell'acqua, no? Che i cittadini non ce l'hanno. Parli a tutti però, se e le aziende ce l'hanno, non metto il dito nella piaga. Perché deve toccare sempre a noi fare sacrifici? Di qui non si capisce. Va bene. Vogliamo inoltre che sia riposta la massima attenzione, tanto questo l'abbiamo già detto altre volte, che siano fatti i dovuti controlli verso l'uso dell'acqua che ne fanno le aziende private, ma soprattutto che le società olico-minerali, almeno, calino un po' di produzione vista la grave crisi idrica. Adesso questa è una parola che azzerino. Poi, a questo proposito, vi voglio dire che proprio poche ore fa l'ingegner Burini di Umbracque mi ha fatto sapere che da domani ci saranno in tutta Gualdo delle turnazioni continue. Per adesso non si sa di più, troverete comunque tutti i dettagli degli orari e delle vie sui giornali. Si dice pure, l'ho detto anche prima, qualcuno non ha sentito, che i consumi elevati degli ultimi tempi sia anche colpa nostra, capito? Certo. Va bene, cerchiamo nel nostro piccolo di responsabilizzarci un po', ma lo sappiamo. Non è questo il vero problema, lo sappiamo. Lo sappiamo tutti. Noi, sì, sono le prime armi, però diciamo c'è il coraggio, capito? Oh, dormimo tutti a Gualdo, dormimo. Allora, io dico, anche poi la colpa nostra, sicuramente io ce la metto, perché sapete, non c'è una cultura del risparmio all'acqua, è vero, io sono d'accordo, perché ce l'aveva avuta sempre l'acqua, non ce ne rendiamo conto, però, che adesso c'è tutta colpa nostra, voi dire. Cerchiamo nel nostro piccolo di responsabilizzarci, ma lo sappiamo che non è il problema questo, tutti noi, come dice, me lo permetterete, il grande Beppe Grillo, abbiamo diritto alla nostra quota di acqua, è un nostro diritto. È un diritto sacrosanto e per di più vi dico un pensiero che non balenerà soltanto a me in testa, ma me l'ho scritto perché Colazzi, che dopo ho visto, sono emozionato, sono un po' agitato, allora secondo me, come secondo voi penso, l'acqua deve essere gratis come era una volta, deve essere gratis. Bravo! Oh, meno male, invece di pagarla come l'oro la paghiamo. E le aziende, loro la pagano l'acqua? No. Chiediamocelo, la pagano l'acqua? Non lo sappiamo. L'acqua non è un marchio, l'acqua non è un brevetto. Noi non ne siamo padroni, ma custodi perché ci sia per i figli dei nostri figli. Ed è per questo che la dobbiamo salvaguardare, ricordatevelo questo. È un bene comune necessario alla vita. E lottiamo tutti insieme per salvaguardarla! Lottiamo! Meno male, va, c'è qualcuno che mi applaude. Dai! E poi vogliamo perciò che chiedo agli organi competenti, come il comune, la regione o chi se ne deve prendere carico, non lo sappiamo. Una dichiarazione, no, dello stato d'emergenza, perché questa è una vera emergenza. Allora vogliamo una dichiarazione, perché ormai la situazione è diventata insostenibile. Prima ci dicono che ci sono dei lavori di manutenzione straordinaria e il giorno dopo due autobotti fanno 7 viaggi ciascuno pieni d'acqua dalla Branca fino alla sorgente della Vaccara, capito? E va bene, purtroppo continuano ancora, c'è di più. Questi autobotti coprono il 3% del fabbisogno idrico, capito? Il 3%, ricordatevelo, non servono a niente in pratica, ho detto tutto. E il livello è sempre sotto i piedi, il livello delle sorgenti, e va bene. La situazione è precipitata, forse ci siamo mossi troppo tardi, questo se rendiamo conto tutti quanti. Quando il Rio Fer già faceva le battaglie, noi altri diciamo che qua erano questi tonti, eh? C'era ragione! Allora, comunque, da parte nostra c'è tutta guardate, la lotta proprio la cominciamo da stasera fino a non so quando, perché tanto l'acqua da domani cominceranno a farsi i turni, quindi siamo del gatto, diciamo a Gualdo. Da domani ci accorgeremo tutti che anche i più scettici si morderanno le mani, quando mai, dirò, non ci siamo venuti stasera. A se le fa. E l'ultima cosa, dopo lascio la parola a Alessandro Fratini, il nostro segretario. Stavo raccogliendo delle firme, l'ho detto anche prima, per la nostra causa. Aiutateci a portare avanti questa lotta. Grazie stasera, grazie. Bravo. Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti, dicevo. Grazie per essere venuti. Più vicino, più vicino, più vicino. Da aggiungere a quello che ha detto il presidente, purtroppo la situazione è critica, io è da tempo che mi incontro insieme a lui con le istituzioni, con l'Umbraacque, il sindaco, le risposte. Tanto sapere quali sono, insomma, è una cosa vergognosa. La cosa è vergognosa perché tutti nascondono le proprie responsabilità. Però qualche arma ce l'abbiamo. Prima di tutto ci siamo uniti, speriamo di essere sempre di più e penso che questa sera qualcuno sentirà ronzare le orecchie qualcosina di strano e domani mattina sicuramente cominceranno a pensare bene quello che dicono e quello che scrivono. Secondariamente dobbiamo impostare la nostra protesta, oltre che in questi termini, anche in altri termini. Prima di tutto noi abbiamo un gran potere, cioè i soldi per pagare le bollette. Le prossime bollette gliele strappiamo davanti la faccia. Perché c'è la carta dei servizi, forse non tutti lo sanno, che ci deve garantire come utenti. E l'Umbraacque non può far finta di ritenerci non utenti quando ci sono i disservizi. E se i servizi dipendono dai prelievi eccessivi fatti dalle industrie private, e non parlo solo delle imprese di imbottigliamento, ma parlo di tutti quanti, perché le voci che ci giungono ci dicono che non è solo quei signori laggiù che prelevano troppo, ma anche altre persone abusano dell'acqua e anche altre aziende. Quindi il cittadino, siccome è tartassato, c'ha diritto ad avere il servizio e pagarlo equamente, ma tutti devono stare attenti ai consumi, non solo noi. Perché ci dicono i signori che la colpa è nostra, perché è caldo, beviamo, quindi abusiamo dell'acqua, capito? Perché le risposte sono queste. Ci stanno i fori nelle fognature grossi così, e tanto la responsabilità è la nostra, che cacciamo i soldi per pagare i vari lavori che ci stanno in giro, anche quella è la responsabilità la nostra. Invece i signori adesso dell'Umbraacque, vi dico anche un'altra cosa, che sì questo lo dico dopo. Ci dicono che praticamente le sorgenti, no? Praticamente tutti gli impianti idrici sono vecchi e sono da rifare. Adesso corrono perché casualmente scadono i termini e i soldi che vengono dalla Comunità Europea per sistemare gli acquedotti. Pensate un po', solo adesso se ne accorgono. Quando perdeva 50, 60 o 100 litri al secondo qualche anno fa, se ne accorgeva nessuno. Quindi complimenti anche ai signori Umbraacque. Comunque volevamo fare anche una comunicazione di servizio, che lunedì 22 ottobre alle ore 17 ci sarà un consiglio straordinario presso l'ufficio segreteria del Comune di Gualdo in merito alla questione dell'acqua e della situazione idrica del territorio, ma adesso non te sto spiegando. Ovviamente